Come aprire un agriturismo? Ecco l'argomento di oggi. Te ne parlo perché è una domanda che mi sento rivolgere spesso ed è un argomento che ho iniziato ad approfondire molti anni fa, quando stavo progettando la mia azienda agricola. Se vuoi conoscere la mia esperienza, l'esperienza che ho fatto, guardi i video sul mio canale YouTube Better Colal e leggi la guida Non fare questi errori. Trovi il link anche qui sotto. C'è un episodio molto significativo che mi è capitato proprio con l'azienda agricola. Un giorno arrivano tre signori con un look e atteggiamenti in stile milanese imbruttito. Senza perdere tempo, dicono che hanno visto il film Noi e la Giulia e hanno preso spunto per aprire un agriturismo. Per chi non lo sapesse, questo film del 2015 descrive le improbabili vicissitudini di un gruppo di disomogenei compagni di avventura che acquistano un casale nel sud Italia e lo ristrutturano per fare agriturismo. Beh, se vieni a parlarmi di un'idea nata da un film del genere, che seppur piacevole è completamente scollegato dalla realtà, non fai che confermare ancora una volta come l'argomento agriturismo sia spesso frainteso da un sacco di gente. In quell'occasione avevo un po' preso per il culo i miei ospiti e avevo spiegato che innanzitutto è molto irrealistico trovare un casale a prezzi ridicoli come nel film. Poi avevo spiegato che non è che si possa aprire un agriturismo come se si aprisse un normale ristorante. E questo è l'argomento cruciale alla base dell'ignoranza dilagante sull'argomento agriturismo. La profonda ignoranza era spesso confermata anche dai molti visitatori che venivano in azienda. Io non ho mai pensato di fare agriturismo e lo spiegavo chiaramente sul mio sito. Nonostante questo, ricevevo frequentemente chiamate di gente che voleva prenotare il ristorante o la camera per un weekend. Insomma, per tantissima gente sembra che azienda agricola significhi automaticamente anche agriturismo. In quegli anni ho potuto constatare come molti definivano agriturismo anche certi grossi ristoranti da banchetti solo perché ubicati in un parco. Questa ignoranza è sicuramente alimentata anche da molti imprenditori senza scrupoli che di agricolo non hanno niente. Questi furbetti giocano sull'equivoco per attrarre i clienti e anche per approfittare delle opportunità e delle agevolazioni che solo le vere aziende agrituristiche possono sfruttare. In Italia l'agriturismo costituisce un comparto specifico dell'offerta turistica che non va confuso con quello in vigore per altre forme di turismo in ambiente rurale, che sono attività commerciali regolate da specifiche leggi. Questo significa che le leggi attuali definiscono come attività agrituristiche esclusivamente le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli, singoli o associati e dai loro familiari, attraverso l'utilizzo della propria azienda in rapporto di connessione e complementarietà rispetto all'attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame, che comunque devono rimanere l'attività principale. Semplificando, puoi fare agriturismo solo se hai alle spalle un'azienda agricola e si rispetti precise norme in termini di capacità ricettiva, tipologia dei prodotti somministrati e altro. Uno degli obiettivi dell'agriturismo, così come sancito dalla legge, è quello di integrare le rendite aziendali per migliorare le condizioni di vita degli agricoltori. Un altro è quello di sviluppare l'agricoltura per garantire la permanenza degli agricoltori sul territorio rurale, per contenere l'esodo delle forze più giovani e per creare nuove opportunità di lavoro nei territori rurali.